Good morning a tutti voi e buona giornata. Intanto iniziamo con alcuni versetti di Isaia. Così dice il Signore: Io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume. Che bella sta cosa. Se ascoltiamo questa parola, se ascoltiamo ciò che ci dice questa parola e la mettiamo in pratica, il nostro benessere, noi di solito non parliamo molto di benessere, no? Perché sembra una parola un po' troppo laica o un po' troppo poco spirituale. E invece Dio dice, io agisco per il tuo benessere, che tu stia bene. Bella. Matteo, vieni qui, dove sei? 11, capitolo, versetto 16. A chi paragonerò questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. Ce n'è sempre uno, insomma. È venuto Giovanni che non mangia e non beve. E dicono, è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve. E dicono, ecco, un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Ancora una volta è folgorante in qualche modo la semplicità con cui Gesù annuncia il regno, parla di Dio, parla della vita, parla di noi, parla a noi. Insomma, ce n'è sempre una, mai contente, come diciamo noi, ecco, mai contenti. Ed è accaduto anche a lui, no? Possiamo sempre avere mille, mille scuse, anche ottime ragioni, per non convertire cuore e vita, no? E certo, ognuno di noi sogna una vita di fede, integerrima, una spiritualità fortissima, una capacità di entrare subito in preghiera, di mettersi in contatto con Dio e una vita santa dedicata agli altri. Beh, iniziamo. Perché solo dei sogni senza faticare. sapete, io ripeto spesso, il valore cristiano, educativo della fatica. Della fatica di quando si va in montagna, di solito, come ragazzi, giovani, ma della fatica nella vita spirituale, nella vita di fede, se ogni giorno non ti metti lì e fatichi anche un po', perché non è tutto così cade dal cielo, anzi, appunto, vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo danzato, non avete, abbiamo fatto un lamento e non vi siete battuti il petto, insomma, diamoci da fare, diamoci da fare. In questo avvento, in questa giornata. Le cose belle della giornata di ieri, ieri è stata una giornata impegnativa, intensa, perché abbiamo vissuto il funerale di Don Aldo Giordano, Monsignor Aldo Giordano, ma io lo chiamo sempre Don Aldo, ovviamente. E quindi, insomma, ripensandoci, ho detto, mamma mia, che cosa c'era di bello? Beh, poi ho pensato, beh, di bello c'è stata la sua vita, di bello c'è stata la sua vita, che avrei voluto insieme a tantissime altre persone che continuasse, che potesse ancora esprimere bellezza. Però grazie per questa vita, perché ha, insomma, ha trasmesso passione, ha trasmesso, è stato un mio insegnante di filosofia, ha trasmesso, ecco, voglia di mettersi in gioco sempre, di non accontentarsi dei piccoli cabotaggi, ma di andare. Ecco, quindi grazie, grazie per questa vita. E credo che ognuno di noi possa sperimentare spesso, quando sia utile, ringraziare per la bellezza altrui, di qualcuno che ci ha lasciato dei segni, ecco, che ci ha segnato. Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene. Io ringrazio questa vita di Don Aldo perché mi ha segnato e mi ha segnato per il mio bene. Ale, buona giornata a tutti voi.